Buon pomeriggio, cari amici di Opera Libera. Siamo di nuovo qui e oggi siamo con il maestro Luca Canonici e il maestro Gioele Muglialdo per parlare del bel canto. Buonasera, maestro Canonici. Buonasera, io sono Luca Canonici e questo è il maestro Gioele Muglialdo. Buonasera. Buonasera, grazie per essere qui con noi, per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi. Oggi siamo qui per parlare di un tema molto interessante di cui si è spesso dibattuto, che è proprio quello del bel canto. Se volessimo introdurre questa tematica o spiegare questo termine al pubblico che non ne sa o che è poco avvezzo alla terminologia tecnica, cosa diremmo? Come lo definiamo? Ma intanto, allora, il termine bel canto è antichissimo. C'è un madrigale di Jacopo da Bologna, se non erro, in cui si parla già di bel canto. Siamo nella prima metà del 300, figuriamoci. Quindi in questo madrigale si dice, nel frontespizio, che se si canta forte non è bel canto. Quindi è chiaro dall'inizio che comunque un certo tipo di grazia ci vuole per cantare. Nel primo periodo la parola è soltanto legata al fatto di non cantare forte, no? Ma di cantare con grazia. Poi man mano nel tempo, dopo il Settecento, comincia a diventare un termine molto importante e che racchiude un po' tutto quello che è chiamato appunto il bel canto come coloratura e come canto di grazia, ma soprattutto di coloratura e di bravura. Quindi il bel canto è una disciplina, è una parte importante che ognuno di noi cantante e che va a studiare, deve apprendere sin dall'inizio. Attraverso, per esempio, i vocalizzi, ovviamente, perché non è che si studia soltanto come mettere il passaggio, come emettere un acuto, ma anche quello di trovare, diciamo, dei vocalizzi che sono adatti e che possono portare in avanti lo studio della coloratura. Anzi, dopo vi farò ascoltare quello che noi facciamo come studio con i ragazzi, qualche vocalizzo di coloratura. La coloratura può essere, diciamo, agilità di forza, per esempio, come nelle opere del Rossini Serio. E ovviamente la coloratura non è intesa soltanto come abbellimento musicale come succedeva prima, no? Con dei passaggi lunghissimi nell'Ottocento, nel Seicento, dopo il Barocco. Noi troviamo diciamo, in tutti gli spartiti che ci sono dal Barocco in poi, delle colorature difficoltose, ma con lunghe battute, in cui erano, diciamo, i cavalli di battaglia dei famosissimi castrati, per esempio. La Rossini Griselda. com'è? Stavo pensando per esempio alla Griselda o altri cavalli di Esattamente, battaglia. esattamente. E allora gli affetti, diciamo, venivano racchiusi in queste lunghissime battute in cui il cantante faceva sfoggio delle sue possibilità e poi con variazioni in tutte le parti, nei da capo, nelle parti A, E, A, B e di nuovo A, dove il cantante si lanciava in spericolate azioni vocali che lasciavano a bocca aperta tutte le persone che andavano ad ascoltare questi fenomeni. Lo Eh zuccherino, no? La sì. coloratura che faceva saltare sulla sedia il pubblico. Certo, anzi, erano come, insomma, se noi pensiamo ai Goldi adesso, e allora era un po' così, insomma, il teatro era Esatto. comunque un posto in cui le persone facevano un po' di tutto, no? Lo sappiamo, insomma. Mangiavano tutto.
c'era l'area di sorbetto chiamata, sorbetto. No? Che era quell'area che veniva data a un in mezzo frammentava l'opera e che veniva data a qualcuno così, insomma, non il personaggio principale, che intratteneva quel momento musicalmente, però insomma la gente pensava a mangiare, ma faceva anche altro, ecco, quindi adesso non voglio entrare in particolari scabrosi. E, certo, lo spartitraffico importante di tutto questo è Rossini. Quando arriva Rossini il mondo musicale cambia e soprattutto il mondo dei cantanti. Pensate che Rossini tiene, diciamo, toglie dall'usare sempre i castrati nell'opera. Rossini scrive soltanto un ruolo per il castrato, mi pare che fosse per l'Aureliano in Palmira, e questo è l'unico ruolo che Rossini, pur amando moltissimo i castrati, ci sono delle lettere che lo testimoniano, però insomma non amava molto questo loro improvvisare, cambiare le colorature così sul momento, e quindi lui ha cominciato a scrivere le arie, i recitativi, i suoi pezzi, insomma, con degli abbellimenti nei da capo che in un certo qual modo facessero capire che quella era la strada e non era quella del cantante. Sì. Poi noi e anche lui non eravamo sempre presenti ovviamente a tutto questo, e probabilmente qualcuno comunque fioriva come credeva meglio il tutto. Abbiamo detto che Rossini è diciamo dà l'ultima parola al castrato Velluti nell'Aureliano in Palmira, non ne adopera più, non scrive più per i castrati, e come finale della carriera di Rossini apre invece, importantissimo, al tenore romantico. Quindi, con il Tell, no? Prego? Con il Guglielmo Tell anche. Con il Guglielmo Tell, ma non è proprio... ci sono già prima del Guglielmo Tell delle proiezioni importanti. Penso all'Otello, penso... insomma, ci sono dei bagliori importantissimi che si aprono e si capisce che la coloratura viene, diciamo, appiattita, ci si limita a dei trilli, a delle acciaccature, a dei piccoli gruppetti, senza mantenendo, diciamo, sempre la visione rossiniana del canto, ma con una visione diversa, e che proprio con il Guglielmo Tell, che basti pensare a Selva Opaca, Sombre Forêt, che veramente è un pezzo, diciamo, spianato come quello che ascolteremo dopo. Nell'Ottocento inoltrato. Notavo infatti anche il legato che Rossini man mano, o anche i meravigliosi cantabili rossiniani, questo legato poi dopo sarà utilizzato tantissimo anche da Bellini. Sì, certamente Rossini è un passaggio che senza Rossini, Donizetti, Bellini e anche Verdi dopo non avrebbero potuto fare scrivere quello che hanno scritto. Quindi, oltretutto, diciamo, per esempio, se noi prendiamo le complesse vocalità dell'epoca, noi per esempio sappiamo che Rossini scrive, nonostante che tantissimi soprani leggeri cantino molte opere di Rossini, sbagliando, perché, non so, io per esempio ho fatto poco tempo fa delle audizioni per io
insegno all'Accademia Rossiniana, Rossini. e moltissimi soprani leggeri cantavano la ninetta della Pietra del Paragone, scusate, la Pietra del Paragone, del, oddio, non mi viene il nome dell'opera adesso. Gazza? Com'è? La Gazza Ladra? Della Gazza Ladra, grazie, gentilissima. Questa è, diciamo, è nella scrittura vocale rossiniana che non è da soprano leggero, infatti cantano, il canto è molto centrale, ma siccome si canta di affetti, no? E non è una cosa drammatica come può essere Semiramide, allora è più si può affrontare più facilmente. Quindi la classificazione vocale anche nell'epoca era molto differente. Rossini dà pochi ruoli ai soprani leggeri, ascolteremo un passo dopo da una nostra allieva, il signor Bruschino, La cambiale di matrimonio, che sono le due opere, diciamo, che sono le più leggere che Rossini ha scritto per un soprano un pochino più leggero. Per il resto le opere che conosciamo, che sono più importanti, sono scritte per mezzo soprano, quindi mezzo soprano che va comodamente in basso, ma senza essere un contralto. Ecco. Quindi, lo stesso vediamo... Bandiere, no? Rosina, un Colbra. Sì, Rosina è il massimo, no? La punta dell'iceberg, è veramente il ruolo più conosciuto di Rossini, ma del Barbiere di Siviglia, però è per mezzo soprano, quindi anche lì è stato depredato dai soprani leggeri che ne hanno fatto, specialmente negli anni 50, 40, 60, insomma, i loro cavalli di battaglia. Però effettivamente, insomma, c'è differenza sentirlo cantato da una voce di mezzo soprano, dove trova il suo, come per esempio Cenerentola, questo i soprani leggeri non l'hanno mai cantata perché va troppo in basso, è scritta proprio in una maniera che è impossibile per loro. Però anche Cenerentola, ecco, uno dei ruoli più conosciuti di Rossini, è comunque scritta per mezzo soprano. Per non parlare poi per le grandi opere, insomma, che anche Semiramide in bocca a un soprano leggero è una cosa, e in bocca invece a un mezzo soprano, o perlomeno un soprano falcon, come si chiamavano dopo, insomma, un soprano un po' corto che arrivava... Ma anche un drammatico di agilità, no? Semiramide. Esattamente, sì. Insomma, la costituzione della vocalità che ci sarà nell'Ottocento, da Verdi in poi, è diversa al tempo di Rossini, ma anche volutamente perché lui usava, ed essendo l'operista più importante per tutto questo tempo in cui lui ha continuato ad essere in vita, sempre un po' diversa da quella che sarà dell'Ottocento romantico, che con Verdi consoliderà appunto il tenore inteso proprio come tenore, vero, e anche il romantico, quello della rivolta, ci sono vari, esatto, vari tenori. Ovviamente con Bellini e con Donizetti, come? Ovviamente tutto questo è legato anche con i periodi storici, ovviamente, dove nascevano tutte queste cose. Tutto era legato, insomma, all'arte anche in genere. Sì. Allora, Bellini storico, dopo Rossini, e anche loro ovviamente prendono nelle loro corde tutto quello che c'è stato ovviamente prima e ovviamente tutto quello che ha dato Rossini. Adesso, per esempio, vorrei prendere un esempio. Se noi pensiamo a due opere, diciamo, una è di Bellini e una di Rossini. Per esempio, vediamo proprio l'uso del recitativo
come è diverso, nonostante si parli, per esempio, di due guerrieri, e cioè Rodrigo nella Donna del Lago, nella sua entrata, e il tenore Tebaldo dei Capuleto e Montecchi, quindi due guerrieri che arrivano e che fanno la loro esposizione. E le prime battute, già dalle prime battute si capisce la differenza da quello che sarà, che cosa, diciamo, differenzia questi due compositori. Prego il maestro di farvi il solo. Ecco, mia voi, miei prodi, miei prodi. Ecco, questa è l'entrata veramente funambolica, diventerà dopo, ma già ci fa capire che cosa è lo stile rossiniano e che cosa comporta anche in un recitativo, cioè le colorature fanno parte anche del recitativo, ovviamente sempre di più nelle opere drammatiche. Adesso sentiamo Tebaldo, che fa tutta un'altra cosa, nonostante gli anni siano pochi di differenza, pochi, in cui sì, sono stati scritti, no? Mm-hmm. Oh, di capelli, oh, generosi amici, congiunti difensori, e grave d'alta la cagion che ne aduna oggi al consesso. Ecco, stile spianato, sì, molto, la coloratura scompare qui, di accento, e quindi sì, la coloratura non è più così predominante anche in una parte drammatica. Per esempio, adesso se noi andiamo a vedere due, per esempio, due parti di baritono, prendiamo il Dandini, un attimo, sì, maestro, dovrebbe avere lo spartito, l'aria della Cenerentola. Scusate un attimo che... Sì, sì. L'aria, cioè, anche qui vediamo, allora, sono convinto, e sarete, credo, anche convinti anche voi, che Donizetti e Rossini, Donizetti, quando scrive Il ruolo di Belcore, si rifà all'aria dell'entrata di Dandini. Di Dandini, però, vero, con delle differenze enormi, appunto, dal punto di vista di agilità. È come un'ape, no? Come? Ora io ovviamente sono un tenore, non sono un baritono, non abbiamo un baritono qui oggi purtroppo, quindi devo farlo io. Per grazie farlo mille. Abbiate pazienza. No, anzi, ci mancherebbe. Come un'ape in un giorno d'aprile, vezzosa e scherzosa. Ecco, qui noi abbiamo questa entrata molto difficoltosa di quest'area di Dandini che fa tremare i polsi ai baritoni. Se andiamo a prendere il Belcore, va bene, che veramente è molto simile. Adesso noi, non so se abbiamo, ho preso in contropiede il maestro, che credo sia anche la stessa tonalità, tra parentesi. E invece che fa? Come paride vezzoso, forse il pomo alla più bella mia diletta villanella. Ecco qui che vediamo che gli approcci sono completamente differenti, no? Quindi Rossini, sì, Bellini, Rossini, Donizetti, nonostante quest'aria sia proprio presa, ad esempio, secondo me, perché è proprio lo si capisce lontano un miglio,
Ecco che invece la figurazione ritmica supplisce l'agilità, la coloratura che invece Rossini adopera nelle sue opere. E questo è, diciamo, è tutto quello, è il progresso. Adesso io non voglio dire che sia meglio o peggio, sto dicendo semplicemente quello che si andava facendo in avanti. Io credo che sia questi esempi facciano vedere molto bene quello che diciamo questi compositori, nonostante girino in anni, diciamo, più o meno coevi, sono quali, coevi, hanno un approccio completamente diverso, ma tutti ovviamente fanno capo a Rossini. Tutte le prime opere dei compositori Donizetti, Bellini e quant'altro si rifanno tutte al Rossini precedente. Sì, l'eredità rossiniana, no? Esattamente. Quindi noi dobbiamo prendere, ad esempio, Rossini come il più grande compositore, probabilmente, che abbiamo mai avuto, e che, diciamo, lascia, si chiude alle spalle l'epoca dei castrati ed apre finalmente al tenore romantico. Sappiamo prima di Rossini che la vocalità, per esempio, del baritono non è veramente il baritono come lo intendiamo noi. Il baritono come lo intendiamo noi è quella invenzione vera e propria di Verdi, che cioè che dà veramente una collocazione e una scrittura vocale che secondo il suo modo, secondo la sua sensibilità, che è quella di esprimere con una voce baritonale la persona che è il cattivo, la persona che viene il padre. Ecco, un po' la voce un pochino più grossa senza essere quella del basso. Il tenore invece proviene dal Donizetti, anche da Bellini, ma soprattutto nel Donizetti pensiamo al Mario, pensiamo al Don Pasquale, il Cercherò lontana terra, una pagina straordinaria. Bellissima. Pagina straordinaria e che rappresenta effettivamente la parte proprio lirica pura, senza melismi, ma nella cabaletta invece si ritorna un pochino indietro. Un po' come Norma, no? Con Bellini, Casta Diva, tutto legato, poi la cabaletta presenta la cosiddetta agilità di forza. Esattamente. C'è anche un punto di convenzione in tutto questo, no? Perché, insomma, ricordiamocelo che poi si seguono, come dire, delle visioni già di altri, no? Quindi era consolidato la cabaletta e quindi si va sulla cabaletta per esprimere un altro diciamo, stato d'animo, un altro affetto, un altro stato d'animo. Era un la convenzione della solita forma questa. Ecco, quindi anche qui Rossini, per esempio, nell'Otello, nella famosa romanza Come mai non senti, è molto interessante questo fatto e anche, tra l'altro, poco studiato, perché mi sono accorto, io ne ho parlato in un convegno, mi è stato, eminenti musicologi mi hanno detto che nessuno di loro se n'era accorto, e cioè che l'aria, se noi pensiamo all'aria e cabaletta, va bene, l'aria ha un testo, la cabaletta ha un altro testo, perché la cabaletta vuole cambiare, no? Vuole far vedere un altro. Sì. Un'altra. Succede qualcosa, quindi cambia. Sì. Esattamente. Mentre invece. Ah, come mai non senti pietà dei miei tormenti? Ecco, questa è l'esposizione, l'aria. Nella cabaletta, ovviamente,
il tempo è diverso, ma le parole sono le stesse. Ed è incredibile perché non si conosce, perlomeno nessuno di noi, almeno anche nel convegno, veniva in mente un'altra, non solo di Rossini, ma in generale, cioè il ribattere di, credo che si chiami Rodrigo, nel dire a come mai non senti, la cavaletta fa a come mai non senti, cioè invece di cambiare... Rafforza, sì. Esattamente, rafforza questa parte che ha già cantato con le stesse parole, ma con un altro tempo. E questo è molto interessante, perché nell'Otello Rossini prova molte cose, come abbiamo già detto prima. Adesso, dunque, io vedo che noi siamo da 27 minuti e 32, sì. Okay. Quindi andiamo subito ad ascoltare qualcosa invece cantato con l'accompagnamento un po' meglio di come... No, perché io starei ore qui ad ascoltarla, è molto interessante quello che ha detto, abbiamo anche visto che lo stile belcantista non è soltanto associato a Rossini, ma anche prima si poteva parlare di belcanto, sì. Anche se poi abbiamo visto come cambia l'agilità, quindi è stata una spiegazione molto interessante, grazie. Grazie. Allora, adesso vi presento una nostra allieva, si chiama Lucia Escribano, è una ragazza che è venuta da noi a studiare cantando opere molto più forti di quello che noi avevamo in mente che lei cantasse, però lei è stata molto intelligente e sensibile ed ha capito che il suo mondo è quello del bel canto, e lo capirete anche voi perché ha una voce molto semplice nella coloratura, e anche perché il bel canto non è solo coloratura per quel che mi riguarda, ma è veramente nella parola bel canto. Esatto, bel canto. Uno che io mi rifaccio a Jacopo di Bologna, che lui dice la summa di tutto, no? Non si può cantare forte per essere bel canto, cioè, quindi un bel canto è un bel canto all'ascolto, quindi è dolce, è gentile, umare, no? Sì. Certo. Ecco, allora noi abbiamo preparato delle piccole cose di tutti Rossini, Bellini e Donizetti. Dunque, adesso direi di cominciare con il Rossini, ovviamente, e cominciamo con il signor Bruschino. Ecco qui la nostra Lucia Escribano. Ciao. Abbiamo sentito questa prima parte, no? Di questa bellissima esposizione, molto bellissimo legato, tra l'altro, del signor Bruschino. E adesso invece prendiamo ad esempio la di Donizetti, la Linda di Chamonix, e noi la Linda di Chamonix e
Quindi nella Linda di Chamonix invece sentiamo il recitativo, dell'aria di appunto della Linda di Chamonix, e che è molto interessante perché fa vedere un po' la differenza anche con gli altri recitativi rossiniani, che comunque sono fioriti. Invece ascoltiamo quello della Linda di Chamonix. Ecco, lo stile elegante, però fermo, senza nessun tipo di melisma, né acciaccature, né gruppetto. Quindi siamo direttamente in un nuovo mondo. Pensate che si narra che Verdi dormisse con lo spartito di Linda di Chamonix sotto il cuscino, perché in effetti chi ha cantato come me quest'opera ne conosce veramente tutti i risvolti, e si riconoscono in molte opere dei passaggi interi, come per esempio nel Macbeth, di questa opera. Adesso andiamo invece a Bellini, va bene, e sentiremo la prima parte di A non credea mirarti. Ecco, e anche qui abbiamo sentito una melodia bellissima, però con dei piccoli abbellimenti che la fanno sembrare ancora più toccante. Adesso ritorniamo indietro e ascoltiamo dei piccoli pezzetti, perché vedo siamo già a 35 minuti, quindi siamo troppo avanti dalle cose, però facciamo in un attimo, e quindi adesso andiamo alle cabalette, diciamo, che vengono dopo. Rossini, come si può Thank you.
avete sentito, proprio Rossini nel suo classico tempo e con queste colorature molto belle, delicate e che sono veramente entusiasmanti, scusate. Adesso invece passiamo alla Linda di Chamonix, per esempio. Noi prima abbiamo sentito il recitativo, ok? Perché la Linda di Chamonix parte subito come un allegretto, come se fosse una cabaletta, diciamo, no? E quindi prima vi ho fatto ascoltare il recitativo, che comunque è accompagnato e quindi, insomma, è di una certa importanza. E quindi adesso sentiamo le prime battute della Linda, appunto, a tarda è troppo o luce di quest'anima. Vediamo ed ascoltiamo la completa differenza che c'è fra Rossini e Donizetti nel ricercare la gioia. Qui abbiamo gli staccati, no? Quindi è interessante anche capire che come venivano cambiate. Utilizzate l'agilità, no? Esattamente, esattamente. E adesso per ultimo, poi vi salutiamo perché dobbiamo anche continuare la nostra lezione. Un pezzetto appunto invece della cabaletta della sonnambula, quindi A non giunge. E anche qui sentiamo, nonostante anche, a parte la differenza con Rossini, che già abbiamo visto con il Donizetti, qui nel Bellini sentiamo, Bellini e Donizetti sono diciamo coevi, quindi ancora più coevi proprio negli stessi anni più o meno, però anche Bellini usa delle differenze da Donizetti, che è ovvio che insomma erano due compositori comunque diversi, ma è interessante capire come tutti comunque trovano nell'agilità più o meno il loro campo di elezione. Sì. Ecco,
vedete come viene intesa diversamente da Bellini il tutto. Si passa a gradi sempre, sempre più acuti, più alti, ma mantenendo per esempio lo staccato, che comunque dà l'idea del palpito, della gioia. Ecco, quindi queste sono due cose, diciamo, che nella Linda di Chamonix e nella Sonnambula sono tutti e due presenti, ma con maniere e modi differenti, come ovviamente le penne di questi sommi artisti ci hanno lasciato. Infatti anche in Lucia, quando lei canta la cabaletta nella sua aria di entrata ed esprime la felicità, lo fa, l'avevo letto anche da qualche parte, attraverso gli acuti o abbellimenti sempre più appunto impervi, no? Verso l'acuto. L'agilità ha un significato per esprimere l'interiorità. Esattamente, esattamente. Bene, allora ringraziamo tantissimo il maestro Canonici per gli esempi forniti e anche Lucia. Lucia Scivano e il maestro Gioiele Mugliardo. Grazie, sì, grazie mille anche per l'accompagnamento al pianoforte e per la sua presenza. Senza di lui non ci sarebbero stati gli esempi. Certamente, e poi ringraziamo ovviamente l'Accademia Cantolato che ti ospita e che permette a molti cantanti di potersi esprimere meglio studiando. Grazie mille. Grazie a tutti. Grazie, a presto. Arrivederci. Ciao.